Quando urlai di nuovo che ero cattolica, fratelli, udii una voce così dolce, ma così dolce, così bella, che riempì tutto di pace ed amore e fece sussultare la mia anima. All'udirla, quelle orribili creature che mi stavano appiccicate caddero a terra immediatamente e chiesero licenza di ritirarsi, perché non resistevano alla dolcezza di quella voce. Allora si aprì qualcosa come una bocca verso il basso ed essi fuggirono impauriti. Immaginatevi quando vidi quegli esseri, quei demoni orripilanti, prostrati lì che al solo udire la voce del Signore, nonostante l'orgoglio di Satana, per cui sentono la cosa come molto spiacevole, caddero in ginocchio. Sapete, al momento dell'elevazione, quando il sacerdote alza l'ostia, la presenza di Gesù si sente. Tutti si prostano in ginocchio, perfino i demoni. E io, che andavo a messa senza un minimo di rispetto, senza prestare alcuna attenzione, con la gomma da masticare in bocca, a volte sonnecchiando o guardando da un'altra parte, persa in mille pensieri banali. E poi avevo anche la faccia tosta di lamentarmi, piena di superbia, perché Dio non mi ascoltava quando gli chiedevo qualcosa. Credetemi, era sconvolgente vedere come al passare di nostro Signore tutte quelle creature, tutti quegli esseri spaventosi si gettavano a terra in un'adorazione impressionante. Quella voce così bella mi disse: «Molto bene, se tu sei cattolica, dimmi quali sono i comandamenti della legge di Dio». Pensate lo spavento. Quella domanda proprio non me l'aspettavo. Io sapevo solo che erano 10 e poi niente di più. «E adesso come me la cavo?» pensai afflitta. Mi ricordai allora che mia madre diceva che il primo comandamento era l'amore. Ne parlava sempre. L'amore a Dio e l'amore al prossimo. Alla fine i discorsi di mia madre sono serviti a qualche cosa, mi dissi. Così scelsi quella risposta, sperando che bastasse e che non si notasse il resto. Pensavo di cavarmela così, come facevo sempre quando ero in vita. Infatti, avevo sempre la risposta pronta, la risposta perfetta. Riuscivo sempre a giustificarmi e a difendermi in modo tale che nessuno scopriva quello che non sapevo. In quel momento pensavo di cavarmela allo stesso modo e cominciai a dire: «Il primo comandamento è amare Dio sopra ogni cosa e il prossimo come me stesso». «Molto bene», mi disse. «E tu lo hai fatto? Hai amato?» Tutta confusa, risposi: «Io sì, sì sì, io sì». Ma quella voce meravigliosa disse: «No». Vi assicuro che quando mi disse no, allora sì che sentii il colpo del fulmine. Infatti ancora non avevo sentito da che parte mi avesse colpito, ma quando udii quel no, il dolore del fulmine lo sentii tutto. Mi sentii nuda, caddero tutte le mie maschere e rimasi allo scoperto. Quella voce soave continuò a dirmi: «No, tu non hai amato il tuo Signore sopra ogni cosa e tantomeno hai amato il tuo prossimo come te stessa. Ti sei fatta un Dio che hai modellato su di te, sulla tua vita. Solo nei momenti di estrema necessità o di sofferenza ti sei ricordata del tuo Signore. Allora sì, ti inginocchiavi, piangevi, chiedevi, offrivi novene e ti proponevi di andare a messa ai gruppi di preghiera, domandando qualche grazia o miracolo. Quando eri povera, quando la tua famiglia era umile, quando ancora desideravi diventare una professionista, allora sì, tutti i giorni pregavi in ginocchio per ore intere, supplicando il tuo Signore. Pregavi chiedendomi che ti tirassi fuori da quella povertà, ti permettessi di diventare una professionista e di essere qualcuno. Quando ti trovavi nella necessità e avevi bisogno di denaro, allora sì, promettevi: prego il rosario, ma tu, Signore, concedimi un po' di soldi.
Questa era la relazione che avevi con il tuo Signore. Mai hai mantenuto una promessa fatta, neanche una. E oltre a non mantenere le promesse, non mi hai mai ringraziato. E il Signore insistette su questo. Tu davi la tua parola, facevi una promessa al tuo Signore, ma mai la mantenevi. Il Signore mi mostrò una delle tante mie preghiere quando gli chiesi la grazia di avere la mia prima auto. Pregai e molto umilmente chiesi che, per favore, mi concedesse anche solo una macchina, perfino vecchia, non importava, purché funzionasse. Ma appena ottenni quello che desideravo, non dissi nemmeno un grazie al Signore. E 8 giorni più tardi, oltre a non averlo ringraziato, già lo rinnegavo e lo maledicevo. Egli mi mostrò come in tutte le grazie che mi concedeva, non solo mancavo alle promesse fatte, ma nemmeno rendevo grazie. Vidi il Signore in modo veramente triste. Sapete la mia relazione con Dio? Era tipo bancomat. Se recitavo il rosario, lui doveva darmi denaro, e se non me lo dava, mi ribellavo. Il Signore mi mostrò tutto questo. Non appena mi permise di avere la mia professione e di conseguenza di iniziare ad avere un certo prestigio e anche denaro, il nome di Dio già mi stava stretto. Cominciai a sentirmi grande, senza avere mai per Lui una minima espressione di amore o di gratitudine. Essere riconoscente? Mai. Neppure un grazie per il nuovo giorno che mi donava e per la mia salute. O per avere un tetto dove abitare, oppure una preghiera di compassione per quei poveretti che non hanno casa, né di che mangiare, niente, ingrata al massimo. Oltretutto, diventavo sempre più incredula nei confronti del mio Signore, mentre credevo in Venere e Mercurio per la fortuna. Andavo ciecamente dietro all'astrologia, dicendo che gli astri dirigevano la nostra vita. Cominciai a credere in tutte le dottrine che il mondo mi offriva. Credevo, per esempio, nella reincarnazione. Mi convinsi che semplicemente si moriva e si ricominciava da capo. E mi dimenticai di essere costata un prezzo di sangue al mio Signore Gesù. Il Signore continuò. Tutto quello che hai avuto non ti è stato dato perché lo avevi chiesto, ma era una benedizione che ricevevi dal cielo. Tu, invece, dicevi di aver ottenuto tutto da te, perché eri lavoratrice, lottatrice, che ogni cosa l'avevi conquistata con le tue mani e a forza di studiare. No. Guarda quanti professionisti ci sono, più qualificati di te, che lavorano quanto te o più di te. Il Signore mi fece l'esame dei 10 comandamenti, mostrandomi quella che ero, che cioè a parole dicevo di adorare e amare Dio, ma al contrario adoravo Satana. Nel mio ambulatorio era solito venire una signora che leggeva le carte e faceva delle magie per liberare da cattivi influssi. E io dicevo, non credo a queste cose, ma faccia pure perché non si sa mai. E lei faceva le sue diavolerie, in un angolo dove nessuno vedeva. Mise un ferro di cavallo e una pianta di aloe per allontanare la sfortuna e altre cose del genere. Sapete cosa feci? Permettendo questo, aprì le porte ai demoni perché entrassero a piacimento e circolassero liberamente e allegramente nel mio ambulatorio e nella mia vita. Guardate che tutto questo è vergognoso. Dio mi fece l'analisi di tutta la mia vita alla luce dei 10 comandamenti. Mi mostrò quella che ero nei miei rapporti col prossimo e con lui. Criticavo tutto e tutti. E tutti puntava con l'indice la santa gloria. Mi mostrò quando dicevo di amare Dio e il prossimo, ma al contrario ero molto invidiosa. In quel momento vidi che quando ingannavo qualcuno o mentivo, era come spergiurare, perché nel momento in cui dicevo «sono cattolica», dichiaravo che Gesù Cristo era il mio Signore. E allo stesso tempo davo testimonianza di menzogna e inganno. Quanto male feci a tanta gente. Come del resto non fui mai riconoscente ai miei genitori per tutto il loro sacrificio.
e l'impegno affinché potessi avere una professione e trionfare nella vita. Per tutti i sacrifici e gli sforzi che fecero, io non li vidi, li ignorai, e appena ebbi il mio lavoro, perfino loro diminuirono ai miei occhi, al punto di vergognarmi di mia madre per la sua umiltà e povertà. Gesù continuò mostrandomi che sposa ero. Passavo tutto il giorno a brontolare fin da risveglio. Mio marito mi diceva: «Buona giornata!» E io: «Forse lo sarà per te, guarda che pioggia!» Brontolavo sempre e contraddicevo tutto. Quanto a santificare i giorni di festa, che spavento, che dolore sentii. Gesù mi fece vedere come dedicassi 4 o anche 5 ore al mio corpo con la ginnastica e neanche 10 minuti al giorno per il mio Signore, né un ringraziamento o una bella preghiera, niente. Anzi, a volte addirittura recitavo il rosario cominciandolo a tutta velocità durante l'intervallo della telenovela. Pensavo di riuscire a pregarlo perché andava in onda la pubblicità. Iniziavo rapidamente, senza prestare attenzione a quello che dicevo, preoccupata piuttosto che la telenovela fosse già cominciata o no, e a che punto era arrivata, insomma, senza elevare il cuore a Dio. Gesù continuava a mostrarmi come non fossi per niente riconoscente nei suoi confronti e la pigrizia che avevo nell'andare a messa. Quando ancora vivevo con i miei genitori e mia madre mi obbligava ad andarci, le dicevo: «Ma mamma, se Dio è dappertutto, che bisogno ho di andare in chiesa per la messa?» Chiaro, per me era molto comodo dire così. E Gesù me lo mostrò. Avevo il Signore 24 ore al giorno per me. Tutta la mia vita Dio si prese cura di me. E io, così pigra a dedicargli un po' di tempo la domenica, a mostrargli la mia gratitudine, il mio amore per lui. Ma la cosa peggiore fu sapere che frequentare la chiesa significa andare a nutrire la mia anima. Io invece mi dedicai totalmente alla cura del mio corpo, divenni schiava della mia carne e mi dimenticai di questo particolare, che avevo un'anima, e mai mi curai di essa. Dalla parola di Dio dicevo perfino sfacciatamente che chi leggeva molto la Bibbia diventava pazzo. Arrivai al punto di essere blasfema e l'incoerenza della mia vita mi portò a dire: «Ma quale Santissimo? E Dio sarebbe presente lì? Nella pisside e nel calice? I preti ci dovrebbero aggiungere acqua vite per dargli un buon sapore». Fino a che punto arrivò il degrado della mia relazione con Dio. Lasciai la mia anima senza nutrimento e, come se non bastasse, non facevo altro che criticare i sacerdoti. Se voi sapeste, fratelli, come rimasi male riguardo a questo davanti a Gesù. Il Signore mi mostrò come si ridusse la mia anima a causa di tutte queste critiche. Oltretutto, pensate che dichiarai omosessuale un sacerdote e l'intera comunità lo venne a sapere. Non immaginate il male che fece a quel prete. No, non potete immaginarlo. Non posso raccontarvelo perché sarebbe troppo lungo. Vi dico soltanto che una sola parola ha il potere di uccidere e distruggere le anime. Adesso vedevo tutto il male che avevo fatto. La mia vergogna era così grande che non ci sono parole per descriverla. Posso solo supplicarvi di non fare lo stesso. Non criticate, pregate. Vidi che le mancanze più gravi di cui si macchiò la mia anima e che attirarono più maledizioni nella mia vita furono il parlare male dei sacerdoti.